Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Come sicuramente avete detto dal titolo, oggi sarà un video giallo, tranquillo. Infatti sono anche col mio pigiama di Stitch, perché ormai ci sto vivendo questo pigiama. Sono comodissimo, sono sempre al caldo, fantastico. Per chi fosse nuovo sul canale e quindi sta vedendo per la prima volta questo video e la mia faccia, benvenuto innanzitutto. E cosa trattiamo in questo video? Cose a caso, quello che mi capita nell'ultimo periodo, vi racconto le ultime cose. Allora, comincerei innanzitutto dalla scuola. Ormai in questi miei chiacchiere con Gabri incomincio sempre dalla scuola. Come sta andando? Io diciamo bene, dai, a parte che abbiamo un botto di roba da fare, però vabbè, sono anche in quinta, quindi è ovvio che abbiamo tante cose da fare. Soprattutto la settimana, questa settimana qui che sta arrivando, che sarà quella prima del mio inizio stage, abbiamo tipo ogni giorno almeno una cosa e non vedo l'ora che finisca questa settimana qua, vi giuro. Tra l'altro, appunto, parlando di stage, non vedo l'ora che incominci, perché sarà molto molto più rilassante, anche se devo studiare, penso, anche durante lo stage, però molto 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 meno. E quest'anno lo stage, non so se l'anno scorso vi ho detto dove l'avevo fatto lo stage. L'anno scorso l'avevo fatto in una casa di riposo di Como, insomma. L'anno prima l'avevo fatto alla scuola materna, quindi in terza. Quest'anno devo farlo in un centro disabili. Ero un po' scettico sulla cosa, sinceramente, e lo sono tuttora, perché non è che mi spaventa come cosa, però non è un ambito, cioè ora come ora non è un ambito dove vorrei andare a lavorare in un futuro. Non lo so, perché non mi sento ancora pronto, diciamo, per questa esperienza. Però appunto, da una parte non vedo l'ora di farla. Infatti poi domani devo andare a un colloquio appunto con operatori appunto che lavorano nella struttura. Vediamo un po' che cosa mi dicono e vedo, non, da una parte non vedo di farla e dall'altra ho un po' paura. Quindi togliamo questo ambito scuola, ce li siamo tolti, passiamo ad altro. Giovedì scorso, non questo, quello scorso, ma dai, mi sono affettato il dito. Adesso però vabbè, è guarito, non si vede niente, si vede un po' il taglietto con la crosta, però tutto a posto. Perché? Che cosa è successo? Stavo lavando i piatti tranquillamente, avevo proprio appena iniziato, metto la mano dentro per prendere il piatto, sento, come posso dire, una pressione sul dito, questo. Praticamente c'era un coltello lungo, con la lama tipo lunga, così. E diciamo che il mio dito ha avuto la bella pensata di accoppiarsi con la lama e non è stato bello. Ho messo prima un tovagliolo per riuscire a coprire tutto. Il tutto non è stato coperto. Sono dovuto correre alla de Madonna. Mi fa ridere adesso questa cosa qua, ma se ripenso settimana scorsa volevo morire. Volevo letteralmente morire. E io stavo letteralmente per svenire. Ero bianco come un lenzuolo. Tremavo come non so che cosa. Però sono vivo, grazie a Dio. Ho passato tipo 2 o 3 giorni col dito tipo fermo, così, immobile. Ok. Bene, accantiamo quest'altro discorso abbastanza schifoso. E passiamo a un argomento di cui ho parlato tanto negli ultimi video, vi avrò rotto le palle, perché praticamente in ogni video questa parola saltava fuori. Capelli. Questa qui sarà, spero, la mia ultima settimana da blu, azzurro, verde, insomma, tutti i colori che ho in testa, perché ho finalmente preso la decisione di cambiare colore. Infatti sabato questo, quello che deve arrivare, dovrò andare a comprare tutto l'occorrente per appunto fare il nuovo colore. Non vi dico che colore è, anche perché farò un video lo stesso giorno. Anzi, vi lascio nelle schede un piccolo sondaggino, vediamo se ci potete arrivare. E vi dico, oddio, forse ve l'avrò anche già detto in altri video, però è un colore che voglio fare da veramente veramente tantissimo tempo. È il primo colore in realtà che volevo farmi, solo che poi ho preferito fare il blu. Ma stavolta non ci sarà nulla che fermerà la riuscita di questo colore, però soltanto che venga, perché è un colore abbastanza difficile da fare, o meglio difficile, ho sentito dire in altri video, perché mi sono documentato con tanti 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 video, non è un colore tanto facile. Io spero che mi venga, spero che non venga una schifezza. L'ultima cosa di cui vi voglio parlare oggi è che sono completamente entrato in fissa con Musical.ly. Lo so che devo rispondere a tante domande del video vecchio, che se mai vi lascio nelle schede. Tantissime persone mi hanno commentato quel video, mi hanno chiesto consigli, informazioni, alle quali io non ho mai risposto, perché non ero a conoscenza di tutte queste cose, tutte queste innovazioni che c'erano in Musical.ly. Vi prometto che prossimamente farò un video con tutti i consigli, trucchetti che ho imparato e che sto imparando pian piano
su Musical.ly. Se ancora su Musical.ly non mi seguite, vi lascio, c'è cioè, nell'info box il nome, comunque mi chiamo semplicemente Gabriele Greco, tutto attaccato. Non sono bravissimo a fare Musical.ly, ovvio, ho appena incominciato, però vi giuro mi diverto troppo. Amo, sto amando la follia questo social network, se si può chiamare così. Niente ragazzi, questo era tutto per oggi, spero di non aver dimenticato nulla, anche se sono convinto che appena spegnerò la videocamera mi verranno in mente altre 50.000 cose, ma vabbè, le diremo nel prossimo video. Io spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un bel mi piace e iscrivetevi al canale, escono video ogni settimana, giù nell'info box come sempre trovate il link a tutto ciò a cui sono iscritto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!